Buonasera a tutti, benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è di recente: Belen Rodriguez ha lanciato la sua nuova linea di abbigliamento che si chiama Mar de Margaritas. Si tratta di abiti floreali in stile latinoamericano e questo è un nuovo brand dopo altri due che aveva ideato insieme ai fratelli. Belen Rodriguez, periodo buio per la sua famiglia. Belen Rodriguez è una showgirl molto popolare nel nostro paese, è giunta in Italia quando aveva 20 anni, ma piano piano, grazie alla sua caparbietà e al suo talento, è diventata testimonial di Yamamei. In seguito, a segnare una svolta nella sua carriera è stata la partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2008. In quell'occasione riuscì a piazzarsi al secondo posto dietro Vladimir Luxuria. Grazie a quell'esperienza milioni di italiani la conobbero. Tra il 2010 e il 2011 fu ospite di diverse trasmissioni, tra cui il Cambretti Night, Il Grande Fratello e Paperissima. Nel 2011, insieme a Gianni Morandi e Elisabetta Canalis, presentò il Festival di Sanremo. Successivamente è stata alla guida di Colorado e Italia's Got Talent. Nella passata stagione televisiva ha tenuto le redini delle Iene insieme a Teo Mammucari. Stando poi alle ultime voci di corridoio, Belen dovrebbe tornare alla conduzione di Tu sì che vale se, inoltre, secondo Da Gospia sarebbe in trattative con Discovery per un progetto top secret. Per quanto riguarda la sua famiglia, ultimamente è stato un periodo un po' funesto per lei, infatti suo padre Gustavo ha dovuto affrontare un'operazione all'intestino. Gustavo, insieme a suo figlio, era stato uno dei naufraghi di quest'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. A ogni modo, a informare tutti sulle condizioni dell'uomo ci ha pensato la moglie, Veronica Cozzani, che ha parlato di un intervento per una perforazione al colon. Ora però è accaduto qualcosa a suo fratello Jeremias, ecco tutti i particolari sulla vicenda. Che sfortuna. Non è proprio il periodo migliore per la famiglia di Belen Rodriguez, perché suo fratello Jeremias nella notte tra mercoledì 22 giugno e giovedì 23 giugno è stato derubato. I ladri hanno tagliato la recinzione del motodromo e cartodromo South Milano a Ottobiano, in provincia di Pavia, e hanno alterato il sistema di sorveglianza per rubargli una moto da cross, una Honda da 250 cc rossa e nera. La denuncia è stata sporta dal titolare della pista alla stazione dei carabinieri di San Giorgio Lomellina. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.